Buonasera e benvenuti a questa edizione del TG. Apriamo con un evento che ci sarà questa sera alla Porta della Terra di San Salvo, organizzato dal PDL alle ore 20. Ci sarà la presentazione del libro del vicepresidente della Camera dei Deputati, Maurizio Lupi. Il titolo del libro è La prima politica è vivere. Con Lupi interverranno Tonino Marcello, vicepresidente del Consiglio provinciale, Nicola Argirò, consigliere regionale, e Tiziana Magnacca, candidato sindaco del centrodestra. Ospite il comico Gabriele Cirilli. Domani mattina invece ci sarà un evento organizzato dal Comune di San Salvo in concomitanza con la festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Alle 10:30 raduno in piazza San Vitale dalle 11 presso la chiesa di San Giuseppe, liturgia della parola in onore proprio del santo. Sabato pomeriggio invece sarà presentato il libro della professoressa Pia Cilli. La presentazione avviene a cura del Laboratorio Politico-Culturale San Salvo Democratica. L'evento ci sarà sempre alla Porta della Terra alle ore 17 di sabato 21 gennaio, appunto. Il libro si chiama Orme oltre la neve, nuove transumanze dalla Maiella ad Asiago. Il ruolo della valorosa brigata Maiella nella lotta partigiana, una fase cruciale della nostra storia, vista attraverso i valori, gli ideali e le speranze di chi con sacrificio ci ha donato la libertà di vivere intensamente il nostro presente. Un appuntamento immancabile, scrive San Salvo Democratica, per una memoria che appartiene a tutti. Parteciperanno, oltre l'autrice, Maria Rosaria Lamorgia, giornalista del TG3 Abruzzo, Antonio Innaurato, presidente provinciale dell'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia, Costantino Felice, storico, Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Brigata Maiella, e Licia Azzulli, coordinatrice di San Salvo Democratica. Lunedì mattina invece, lunedì 23 gennaio, giornata della legalità organizzata dal Comune di San Salvo e dalla scuola secondaria di primo grado Salvo d'Acquisto. Alle 9:30 è previsto il consiglio comunale dei ragazzi con il saluto delle autorità. Alle 10:15 relazione sul tema della legalità a cura del capitano Giuseppe Lo Schiavo, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vasto, e alle 10:45 il dibattito. L'evento avverrà presso la scuola media Salvo d'Acquisto in via Scopelliti nella palestra. È stato questa mattina il previsto sciopero indetto dai sindacati in favore dei lavoratori della Cima Cosmos. Nell'occasione Mario Cotagnone, segretario provinciale della FIOM CGIL, ha dichiarato: "Attualmente la crisi non c'è solo qui alla Cosmos, ma in tutto il Vastese, perché attualmente sono 1.200 i lavoratori in cassa integrazione. Se continua così", ha ribadito il segretario della FIOM CGIL, "non basterà un quinquennio per riportare l'occupazione ai livelli del 2008. La crisi è innegabile, ma va tamponata con gli ammortizzatori sociali. Secondo Codagnone non saranno accettate che le aziende decidano di smantellare gli impianti per trasferire la produzione altrove, come appunto vuole fare la famiglia Bellazzi, proprietaria della Cosmos Cima. Chiediamo alla provincia", ha infine concluso Cotagnone, "di convocare un incontro in tempi brevi per risolvere questa vertenza". Domani venerdì non andrà in onda il nostro TG perché in redazione saremmo impegnati in due dibattiti, il primo sull'agricoltura coordinata dal collega Angelo Pagano e il secondo, che si chiamerà "Chi c'è c'è",
e sarà registrato ogni venerdì, vedrà la partecipazione dei candidati sindaci di San Salvo e sarà coordinata dal sottoscritto. Ovviamente i candidati sindaci potranno anche farsi rappresentare. È stata presentata oggi una interrogazione urgente a firma del consigliere Paolo Palomba dell'Italia dei Valori per conoscere quali provvedimenti la Giunta regionale intende adottare nei confronti degli ex precari tecnici del laboratorio della ASL Lanciano Vasto assorbita in quella di Chieti. Come a tutti noto, i tecnici di laboratorio lavorano nella ASL di Lanciano Vasto da oltre 10 anni, avendo maturato professionalità e competenze a servizio del territorio. Professionalità e competenze che vengono buttate al vento, secondo Palomba. Ben 15 tecnici sono stati licenziati nel corso del 2011, senza alcuna possibilità, dichiara il consigliere regionale dell'IDV, di trovare una soluzione al loro problema. Il consigliere Palomba ha richiesto alla giunta regionale di avviare le procedure, non appena le condizioni del piano di rientro lo permetteranno, per l'indizione di un concorso pubblico, perché è profondamente ingiusta, dice ancora Palomba, la condizione nella quale sono stati costretti gli ex tecnici di laboratorio. Per il tramite della giunta regionale, il direttore generale Zavattaro deve offrire una convincente risposta alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori interessati, aprendo la prospettiva di una soluzione positiva al problema prospettato. In questo modo chiude Palomba. E invece noi chiudiamo con una pagina dedicata alle partite di campionato di calcio che si terranno nel Vastese nel prossimo fine settimana. In eccellenza il Vasto Marina ospiterà il Guardia Grele, mentre la US San Salvo affronterà in trasferta il Francavilla. In promozione il Real San Salvo ospiterà il Pacentro 91 e la Virtus Cupello il Treville. Fossa Cessia Rocca Spina Alvetri, Villa San Lorenzo San Paolo Calcio Vasto e Audax Palmoli Villa Scorciosa sono le partite che interesseranno le squadre locali nel girone B di prima categoria. In seconda invece spicca la sfida tra Montalfano e Sporting San Salvo e lo scontro di sabato 21 tra le ultime due della classifica, cioè Simone Piccirilli e Lentella. In terza categoria infine il Fresa Calcio, secondo in classifica, è chiamato ad un veloce riscatto contro il Pantareca Salbordino in trasferta. Con questo è tutto, ci vediamo lunedì prossimo.